Ciao a tutti, bentornati su Cartomantic, come state? Spero che stiate tutti bene, siamo qua per rispondere come sempre a una mia delle domande rapide che mi fate nei commenti che io raccolgo di volta in volta. Questa domanda è sempre in ordine di grandezza, di quantità, è una delle più gettonate, è quella: è veramente finita? Che fa da contraltare a quelli che mi chiedono avremo una storia, cioè passiamo da un estremo all'altro. In questo caso, giustamente, molti vogliono sapere se la storia che si è conclusa è veramente finita o no. Non è la risposta alla domanda tornerà, perché sono proprio domande diverse. Qui è per chi vuole sapere se la storia è finita. Per il ritorno, siccome i ritorni a volte sono a più riprese, uno va, torna, però c'è sempre un motivo che fa tornare, magari a volte diverso, le persone alle quali pensiamo, farò una stesa magari a parte, forse ne ho anche già fatta una, adesso non ricordo, comunque sono domande diverse, perché nella stesa del ritorno mi escono in modo preciso i motivi del sì o del no. Qua proprio dobbiamo capire se la persona con la quale abbiamo chiuso tornerà, qual è il suo stato d'animo e soprattutto che sono i consigli per noi, per eventualmente auspicare una chiusura definitiva. Quindi è leggermente diverso, ma neanche tanto leggermente. Allora, i simboli sono questi: ranocchio, libriccino e Buddha. Li sto un po' rimescolando se li volete scegliere. Adesso io mi occupo, mettete magari un attimo in pausa e poi io parto subito con la prima risposta. Allora, pensiamo, invertendo le cose, pensiamo prima a Ranocchietto. Questa volta Ranocchietto vuole sapere se la storia è veramente finita, quindi il sì è la storia è finita, il no è la storia non è finita. Cosa succede dopo il no si vede da un'altra parte nel video che farò per il ritorno. Allora, sì è finita, no non è finita. Io non so voi che cosa vi augurate. Noi diamo per scontato che chi chiede queste cose perché vuole che non sia finita. Magari no, magari si vuole liberare di una persona ingombrante. Allora, sì, è finita col carro. Quindi già le carte ci danno, i tarocchi ci danno una buona indicazione. Sì, è finita e via. È un nemico che si allontana, Ponti d'Oro. Non è finita l'imperatrice. Imperatrice che, vista dal lato negativo, può essere una persona un po' manipolatrice, persona, quindi uomo, donna, perciò non mi sbilancio, appunto, perché non è sede qui, però i tarocchi secondo me già ci dicono se non è finita, speriamo che finisca, ecco, per chi ha scelto questa stesa. Vediamo chi esce per prima. No, non è finita, ma attenzione a chi gioca sporco. Carità, l'imperatrice è carta di creazione, rappresenta addirittura la primavera, la gestazione, l'atto creativo, a volte proprio la femminilità, un nostro lato femminile più vivace, a differenza della papessa che invece è il lato proprio lunare della donna. Quindi è una carta molto bella, una lama molto bella, però appunto qui è stata utilizzata per il no e ci mette un po' in guardia a dare la controparte di tutte queste cose belle che può rappresentare quando è vista positivamente. Quindi magari un po' di manipolazione, un pochino di tirannia, di, se è una donna, anche un uomo, è una persona un po' civettuola, insomma, stiamoci un attimo attenti. Non è finita perché io a questo punto voglio vedere perché non è finita, non è proprio finita. Ma perché mi avete fatto questa domanda? Ah beh, no, un momento, qui c'è... No, fermi, adesso lo so perché mi avete fatto questa domanda. Chiedevo, un attimo, lo spino scusa.
Dunque, per chi ha scelto questa stesa? È finita perché c'è stata un'altra persona. La maggior parte di voi o conviveva o era sposato. È stata una cosa brutta. Brutta. Dunque, attenzione sempre a prendere con le pinze quello che dico e a ricordarvi, intanto che è una stesa generalizzata, quindi non vale tutto per tutti e potrebbe anche essere talmente generalizzata che non vale per nessuno. Io vi dico quello che vedo, però ricordo sempre, ognuno è padrone della propria vita. Io qui vedo che ci sono in ballo questioni di soldi proprio riferiti a un divorzio o una separazione o una convivenza, insomma, comunque che ha tutte le caratteristiche di un matrimonio, insomma, non, io vedo appunto una convivenza istituzionalizzata dove ci sono in ballo delle liti per dei soldi, e quello che vedo io è che qualcuno rischia di essere un pochino rabbonito con il preciso scopo di spuntarla dal punto di vista economico. Quindi non è finita la frequentazione, se voi lo volete, di quest'altra persona, del vostro ex partner, però sappiate che non è, per quello che vedo io, una cosa seria. È una cosa volta a farvi capitolare su alcune questioni di ben altro tipo, che con l'amore non c'entrano assolutamente niente. Ora mi spiego, l'imperatrice sul no, perché è una carta appunto di civetteria, di un po' di manipolazione, di tentativo di beccare i vostri punti deboli, giocare un po' sulla nostalgia del passato, poi una volta che avete detto ah va bene dai cediamo su quello, ciao, e non vedete più nessuno, quindi non è finita da questo punto di vista. Dopodiché sì, è finita, dopodiché sì, quindi per adesso non è finita, ma è destinata a finire. Sì, per adesso non è finita, sta a voi usare tutta la vostra intelligenza, che non è poca, perché si vede qui che siete una persona che ha le idee molto chiare, a non farvi tanto fregare, scusate proprio per dirla, vabbè, da qualche furbo. L'amore qui non c'è, veramente qui carte di amore non ne vedo. E sono carte molto precise, quindi se non vi ci ritrovate passiamo alle altre stese che probabilmente sono più consone con la vostra situazione. Molto bene, bene, molto bene, molto bene, un accidente, però queste cose fanno arrabbiare molto. Difendetevi, prendete posizione, non abbiate paura e non fatevi circuire, se questo è il caso. Bene, Rospo dimostra di avere veramente un carattere invidiabile, di essere una persona che sa quello che vale, e quindi fatti valere. Allora, dunque, io ho preso il libro, non sbaglio. Andiamo a vedere se per libro è finita o no. Se me la lasciate alle spalle questa storia o no. Per il sì è finita, abbiamo la forza, per il no l'eremita, per il no l'eremita, scusatemi, perché non si riesce a uscire proprio, è come se foste legati a questa persona, questa persona continuasse a rimanere lì ferma nella propria posizione e a ammorbarvi un po' la vita, oppure siete voi che ve la ammorbate da soli, siete lì a recriminare sul passato, ah, ma perché, ma vabbè. Se esce la forza è finita, se esce l'eremita no, vediamo.
sì, è finita. Bene, vuol dire bene, scusate, magari voi volevate sentirvi dire di no. No, bene perché è uscito con la forza. E la forza è una carta che è molto incoraggiante in situazioni come queste, perché vuol dire che alla fine sarà intanto per il vostro bene, ma alla fine sarete veramente felici perché avrete preso in mano la situazione, non subite in questo caso. La storia è stata talmente tirata agli estremi che adesso è finita e voi farete di tutto perché la situazione rimanga così com'è. Al centro. Non è che capiti spesso di trovarsi proprio al centro. Quanto siete stati a male per questa storia. Dunque, siete stati male per questa storia, ma se io vi dicessi che a meno che non sia addirittura già successo, è in arrivo una persona che farà in modo che voi non pensiate più a questa chiusura, cosa mi direste? Perché qui parlano molto chiaro, qui c'è l'arrivo, c'è una new entry veramente di valore, veramente una persona fantastica, perfetta per voi, che vi farà dimenticare tutte le cose che avete subito e patito nella relazione per la quale mi state chiedendo novità, informazioni. La storia è finita, lasciatela dietro, vi arriveranno magari messaggi, avrete la tentazione di ricontattarla. La samostà, per piacere, no, è finita, basta, voi vi state già prendendo cura di voi stessi, state cercando di fare pace, ma se io vi dico che dopo questo dolore che avete provato è in arrivo una persona nuova, forse se vogliamo essere un pochino ottimisti, direi che vi consolate come? Guardate, è finita, ma meno male, perché la forza è proprio, bisogna togliersi dal cammino delle situazioni tossiche, e qui era tossica, quindi non andava bene per nessuno dei due, ma io penso a voi, avete veramente sofferto troppo, non c'è bisogno, quando una cosa non funziona, pur con molto dispiacere, però si cerca di è in arrivo qualcun altro, quindi mi spiace, forse non era quello che volevate sentirvi dire da me, ma la situazione è chiusa, è in arrivo un'altra persona. Poi mi saprete dire, perché io questa persona ci conto moltissimo, visto che esce come proprio qualcosa di nuovo che per voi va bene, proprio anche per sanare le ferite, che vi darà anche un po' di libertà, vi verrà a cercare, vi corteggerà, una ventata di allegria, dopo veramente un macigno di relazione che basta. No, qua è proprio chiusa. Bene, libro, forse non era quello che volevi sentirti dire, mi dispiace, poi ne riparleremo, fammi sapere perché sono curiosa. Però secondo me sulle lunghe distanze poi dopo mi darai ragione, altrimenti poi ognuno sceglie di fare quello che vuole naturalmente, perciò magari dici per te è tossica, per me invece va benissimo così e me lo voglio tenere, va bene, però così com'è secondo me la relazione è chiusa, non avete più niente da dirvi, poi vediamo. Allora adesso tocca a Buddha, cioè Buddha tocca a chi ha scelto il Buddha, intanto è come quando parlo da sola, no? Poi dopo è scontato che per gli altri sia normale. Non è normale, lo so. Portate pazienza, ma è così. Allora, vediamo chi fa Buddha. Accetto Buddha. Se questa relazione è chiusa o no. Exit, 2. Volevo dare anche il ni. Allora, è chiusa se esce la giustizia, e qui siamo abbastanza in tema, la giustizia proprio sceglie con il cuore e trancia quello che non serve più, ed è no con la morte. Questo è interessante perché potrebbe essere no perché le cose cambiano tra voi,
Vi dico subito che se così fosse, comunque rimandiamo un'altra stesa, cosa cambia? Vi posso accennare, però qua dobbiamo vedere un attimo qual è la situazione prima di poterci ragionare su, no? Allora vediamo, è chiusa se c'è la giustizia e non è chiusa se esce la morte. Chiusa. Chiusa con la giustizia. Oggi sto facendo strage, ragazzi. Forse era prima stesa, quella del ranocchietto era. Non ricordo, adesso vado a rivedere. Qui la situazione è chiusa. Perché? Dunque, qui la situazione è già stata chiusa più volte, in passato, e ogni volta è ricominciato perché o voi o lui o lei vi veniva a cercare. È una situazione, come si dice, di tira e molla, proprio a elastico, un po' sì, un po' no, ti vedo o non ti vedo, ti cerco o non ti cerco. Alla fine si cercava sempre di finirla, ma poi si riaprivano nuove strade, nuove possibilità. Che cosa posso dire? Che io vedo anche dei tradimenti, vedo una situazione che si protrae da molto tempo e quindi è proprio chiusa. Io quasi vedrei che siete stati voi che vi siete proprio allontanati in un momento di particolare difficoltà e di stanchezza, avete detto ma basta. Potrebbe anche essere stata l'altra persona, vedo di più voi, perché proprio c'è questo amore al centro che alla fine non ne ha potuto più e se n'è andato via, fuori di sentire, di vedere cose che andavano nel modo sbagliato. È proprio un allontanamento fortuito e fortunato verso nuove scelte. Certo, io non vi nascondo che se non fosse uscita la giustizia sul sì, avrebbe potuto anche voler dire che c'era un ritorno, però a parte questa che insomma non va presa sotto gamba, però ci sono anche, non vanno lette tutte in fila, bisogna anche fare un po' questi famosi appaiamenti e queste mosse. Qui c'è un amore tradito proprio, occasioni sprecate, scelte fatte, notizie di tradimenti, allontanamenti, quindi è vero che al centro c'è questo amore che forse trovate ancora. Però tutte le altre carte non sono proprio incoraggianti per quanto riguarda l'altra persona. Quindi, per come escono, se dovesse essere un consiglio, sarebbe quello di chiuderla. Siccome però la domanda è se è ancora in essere o se è veramente chiusa, io vi direi è chiusa. Cioè le cose, la situazione è chiusa, le cose stanno così. Le cose stanno così, non cambieranno. Quindi è chiusa sotto questo aspetto. Se voi cercate qualcosa di più, no, la situazione ve la mettete alle spalle e cercate altre possibilità con qualcun altro. Poi se volete invece che vi va bene che le cose vadano così, io non entro nel merito e non mi permetto di giudicare nessuno. La situazione è chiusa. Non cambiate le persone, non cambiate questa persona. Fareste prima a cercare di cambiare voi, togliendovi questa relazione altamente tossica di torno e cercando qualcuno di meglio che forse c'è anche già, perché vedo anche la possibilità di una scelta. Non so se sono stata chiara sul responso, la domanda è la situazione è definitivamente chiusa o no? Sì, la situazione è definitivamente chiusa perché voi un'altra persona l'avete chiusa allo stato di fatto attuale. Così come stanno le cose non cambieranno mai, quindi uno di voi due ha dato un taglio e questo taglio è definitivo perché questa situazione non cambierà. Se poi uno di voi due
voi, perché se devo interrogare le carte, decidete che questa situazione può protrarsi e vorrete in questo modo vivere questo rapporto con chi avete in mente, bene, però la situazione è definitivamente così, è come se fosse stata fissata con una fotografia, quindi è chiusa. Bene, Buddha, io spero che la saggezza di chi ha scelto questo simbolino si faccia notare anche in questa stesa, che forse non è stata proprio molto allegra, però molto chiara sì, e spero di sentire i commenti anche di chi ha scelto quest'ultima stesa sul mio canale YouTube. Spero di sapere che le cose vanno bene, soprattutto che stiate bene, indipendentemente da quello che sceglierete di fare. Questo vale per tutto, per tutte le mie stese, per tutti i miei interattivi, per tutto, perché l'importante è che stiamo bene noi e che stiano bene le persone che ci stanno accanto. Bene, detto questo, io per oggi vi saluto, vi rimando alla prossima risposta, che sarà un'ennesima domanda che voi vorrete farmi o su Facebook o su YouTube. Vi saluto, vi faccio ancora tanti auguri, vi mando tanti baci e vi aspetto qui su Cartomantica per la prossima volta. Ciao a tutti.